sentiremo la tua nuova canzone, che si intitola? Spendi, spandi e fendi. Spendi, spandi e fendi? Fendi nel senso di Emiro. Ah. Emiro, così, benzina, queste cose. E poi un regalino finale che è il più bello di tutti. Sì, 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 vi darà fuoco. cioè, vi cospargerà di benzina. Vabbè, allora sentiamo Spendi, spandi e fendi. Prego. Che quell'incidente non sia stato un incidente e che la morte di Rino Gaetano sia stata provocata, piano piano cominciano a fare capolino. Prima sul web, poi attraverso le ricerche dell'avvocato Bruno Mautone, che presentando un esposto alla Procura di Roma chiede di far riaprire le indagini sulla morte dell'indimenticato cantautore. Nelle apparenti frivole canzoni di Rino Gaetano, secondo le ricerche dell'avvocato Bruno Mautone e anche altri osservatori, si nasconderebbero rivelazioni scomode per gli assetti del potere dell'epoca, episodi che si intrecciano con alcune delle pagine più nere dell'Italia. I rapporti tra il nostro paese e gli Stati Uniti, lo scandalo Lockheed, i falsi attentati sul treno Taranto-Ancona, i finanziamenti occulti ai partiti di origine americana, l'esistenza di strutture segrete come Gladio e Rosa dei Venti, forse chiamata Rosita in un celebre brano di Rino Gaetano. Daniela stasera m'aspetta nell'ascensore. I quattrini, la speranza d'averne far crepare d'invidia. Il lavoro è a casa da lei, la carriera sicura. Poi la sera ritornare se stessi, pensare, pensare. Ieri ho incontrato Rosita, perciò questa vita valore non ha. Come era bella Rosita, di bianco vestita, più bella che mai. Sì, sono stato il primo che ha detto Rino Gaetano è stato ammazzato, è stato ammazzato. La rosa rossa era in tutte le sue canzoni, da Rosita, Cogli la mia rosa d'amore, Donde sta il grano, donde sta la rosa. Questa tra l'altro è uscita dopo la sua morte, no? Lui morì e questa era la canzone che stava facendo, scrivendo prima di morire, quindi è uscita tanti anni dopo la sua morte. Donde sta il grano, donde sta la rosa, cioè dove sta il denaro, lì sta la rosa. Questo è il titolo del, cioè il testo praticamente. Questo che io sento è solo il silbar del vento, e spesso mi torniento perché non sento a te,
e me la fece ascoltare per la prima volta la sorella di Rino Gaetano, che la incontrai al cimitero del Verano, dove c'è la tomba di Rino, parlammo, e lei mi fece ascoltare questa canzone e disse: guarda, questa è la canzone che Rino doveva pubblicare, che non ha pubblicato e che pubblicheremo poi in futuro, insomma. E sì, così. Poi sono contento che altri abbiano ripreso queste ricerche, quindi in particolare Bruno Mautone ha scritto proprio un libro sulla morte di Rino Gaetano, anche se devo dire delle sue interpretazioni delle canzoni di Rino non le condivido, però comunque siamo in linea sulla stessa cosa, cioè sul fatto che Rino Gaetano è stato ammazzato perché veicolava dei contenuti particolari nelle sue canzoni, insomma, in codice. Rino Gaetano è un personaggio assai scomodo. Molti chiedono perché vi doveva essere qualche motivazione che avrebbe dovuto portare Potenti a mettere a tacere il cantautore crotonese. Ebbene, esaminando con attenzione i brani di Rino Gaetano, escono delle notizie incredibili, diluite, trasfuse in rime e in strofe che inizialmente sembrano senza senso. In realtà l'artista in maniera coraggiosa si scaglia contro le arroganze, contro le prepotenze, contro le falsità del potere dell'epoca e quindi inserisce nelle sue narrazioni musicali tante notizie e tanti significati contro i potenti, i poteri supremi dell'epoca. Ad esempio in Un Tereghe Più, ma è uno dei tantissimi esempi che caratterizzano in positivo il coraggio di Rino Gaetano di scagliarsi contro il potere e di svelare fatti riservati, a un certo punto dice, come è noto, tutti gli estimatori di Rino Gaetano conoscono Un Tereghe Più, dici cazzaniga, dopo aver pronunciato quattro volte il nome della DC pronuncia un nome cazzaniga che taluni in maniera riduttiva hanno voluto ricollegare ad un giornalista sportivo. Non è così. Nel 1984 ambasciata americana di Roma svela che Cazzaniga, Vincenzo Cazzaniga, amministratore della Bastoggi, vice amministratore delegato della Bastoggi, un carrozzone che manovrava centinaia di miliardi all'anno nell'ambito petrolifero dell'energia e degli investimenti petroliferi, era un finanziatore della DC. Quindi DC, Cazzaniga acquista un significato rilevante. Che sia proprio il Cazzaniga, Vincenzo, quello nominato nella canzone Non te reghe più da Rino Gaetano, è dimostrato pure da una intervista che l'artista rilascia a Nuovo Sound, una rivista musicale molto autorevole e molto diffusa negli anni 70 di musica, e ad una domanda di un giornalista senza alcuna connessione logica rispetto al quesito di tipo musicale, Rino Gaetano parla della Bastoggi, proprio la Bastoggi che vedeva come grande dominus il Cazzaniga nominato in Non te reghe più, e Rino Gaetano dicendo e accostando DC Cazzaniga evidenzia un fatto riservato e che solo i poteri supremi sapevano, che Cazzaniga finanziava la DC, era vicino alla DC. Guarda caso, l'amico più caro di Rino Gaetano lavora proprio ad uffici consolari dell'ambasciata americana a Roma. Anche questo amico decede prematuramente a seguito di un incidente stradale. Rimane vittima di un incidente stradale, ha dei gravi postumi e poco dopo muore. Quindi anche l'amico di Rino Gaetano, ahimè, viene accomunato all'artista per la morte prematura e per la morte da incidente stradale. Dici Cazzaniga, Non te reghe più. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, Non te reghe più. Gianni Brera, Non te reghe più. Bearzot, Non te reghe più. Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini.
Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore. Quelli erano tutti nomi di piduisti, tant'è sì. che c'erano una serie di nomi che lui dovette cancellare, lo obbligarono a cancellare, che erano tutti nomi di personaggi che poi uscirono nella lista della P2. Sì. E quindi quelli dovevano uscire ufficialmente, si sapeva che sarebbero usciti, e quindi li ha eliminati, e lasciandone altri, ma sostanzialmente tutti quei nomi che fa sono nomi di personaggi della cosiddetta P2, insomma. L'EP38 sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Cartin Gucci, Porto Belle Illusioni, Lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la fatta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me serve? Quell'età così giovane non poteva sapere tutte queste cose. Oggi è tutto facilitato. All'epoca un ragazzo di 27 anni, quanto aveva lui, non poteva avere accesso a tutte quelle informazioni da solo, arrivandoci solo a intuito. Quindi aveva qualcuno che gli passava le informazioni. Rino Gaetano in altre canzoni dimostra di conoscere fatti incredibili della cronaca e della politica dell'epoca. Ad esempio, in un brano molto simpatico, molto disincantato, qual è La zappa, il tridente e il rastrello, tra le varie cose parla di persone ricche, di persone anche potenti che giocano a bridge e comunque operano in una mansarda in via Condotti. Mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Ebbene, in un'intervista del 1998, oramai Rino Gaetano non c'è più da tanti anni, Licio Gelli svela e confessa che la sede segreta della P2, la loggia massonica potentissima, era proprio all'ultimo piano in una mansarda a via Condotti. Nel treno, ancora come esempi, Taranto Ancona, nominato nella canzone Mio fratello e figlio unico, Rino Gaetano, come dice il titolo, parla di fratello, di fratelli, e nomina un treno Taranto Ancona che in realtà risulterà essere, dopo che Rino Gaetano oramai ahimè è deceduto, il treno sul quale i servizi segreti deviati, il SISMI filoamericano e piduista, organizzava falsi attentati per inguinare le indagini e gli approfondimenti sui veri attentati ai treni che c'erano stati in Italia negli anni 70. Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato, e non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale, e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Guardate, Rino Gaetano parla proprio di fratello, di fratelli e del treno Taranto Ancona, così come nella Berta Filava parla di Mario e Gino, anticipando i nomi di Mario Danasse e Gino Gui. Dello scandalo Lockheed, non è vero che Mario e Gino sono due baristi della RCA, perché nel 76, anno di incisione del brano, Rino Gaetano non è alla RCA, approderà alla casa discografica di Fondazione Americana solo nel 78. Inoltre Rino Gaetano, nel corso di concerti, uno pure registrato come quello di San Cassiano, smentisce che la Berta Filava è dedicata a due camerieri, a due baristi della RCA, ma
esplicitamente Dino Gaetano sottolinea che è una canzone dedicata al mondo dei grossi politici, enigmatici politici e ad alti enigmatici mondi, e quindi conferma in maniera esplicita che altro che camerieri, si tratta proprio di politici, protagonisti della Berta Filava. Dulcis in fundo, Pecorelli, Mino Pecorelli, giornalista che nomino e che spesso si accomuna per il coraggio a Rino Gaetano, in una sua composizione filastrocca ironica che pubblica sulla propria rivista, parla di Mario, di Gino e di Berto, e dice esplicitamente Mino Pecorelli: questi nomi li leggo a lo scandalo Lockheed, proprio gli stessi nomi che Rino Gaetano fa nella Berta Filava. Lo scandalo Lockheed fu una dazione di mazzette, di tangenti a politici italiani da parte della Lockheed per permettere e favorire l'acquisto da parte dell'Italia di aerei che appunto la Lockheed, casa aeronautica americana, produceva. Questi sono solo una piccola serie di esempi, perché ve ne sono tantissimi che dimostrano come Rino Gaetano conoscesse fatti inquietanti della storia italiana. Daniela stasera m'aspetta nell'ascensore. I quattrini, la speranza d'averne far crepare d'invidia. Il lavoro è a casa da lei, la carriera sicura. Poi la sera ritornare se stessi, pensare, pensare. Ieri ho incontrato Rosita, perciò questa vita valore non ha. Com'era bella Rosita, di bianco vestita, più bella che mai. E secondo me sta parlando proprio della Rosa Rossa, cioè nel senso, il testo dice: com'era bello Rosita di bianco vestita. Perché di bianco? Perché il bianco è il colore del silenzio, la rosa anche del silenzio, non solo del silenzio, quindi la rosa bianca, ti dicono che devi mantenere il silenzio su le cose che riguardano la Rosa Rossa, ed è meravigliosa perché ti prospettano potere, amore, ti prospettano tutto, e quindi tu dici: cazzo, ho trovato tutto quello che mi serve, l'amore, le cose, le vetrine, i vestiti di raso e un nuovo motore, e Daniela stasera mi aspetta nell'ascensore, i quattrini, la speranza d'averne far crepare d'invidia, no? La carriera sicura. Poi la sera dice: ritornare a se stessi, pensare, pensare. Ieri ho incontrato Rosita e questa vita valore non ha. Com'era bella Rosita di bianco vestita, più bella che mai. Però ieri che l'ho incontrata, questa vita non ha più valore, perché una volta che tu sei nelle mani di questa organizzazione sei un burattino e la tua vita non vale più niente, perché la devi mettere al servizio dell'organizzazione. Ti danno tutte quelle cose, te le danno davvero, non è che te le promettono e basta, ma ti rendi conto che la tua non è più una vita. E quando ti dicono poi, che ne so, ora ti chiediamo questo, qualunque cosa sia, tu devi obbedire, non c'è nessun'altra possibilità. Quindi hai perso la tua libertà e la tua vita non ha più senso.